Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, oggi, come avete letto dal titolo, parleremo di un video haul acquisti di profumi che ho fatti, diciamo low cost e possiamo dire anche medio cost, perché per qualcuno dipende che il profumo è, non è low cost, perché per essere un profumo low cost deve costare 10 euro, 15 euro. Invece, per quanto mi riguarda a me, un profumo è di una buona qualità, un profumo con una bottiglia grande di un 100 ml che costi sotto i 50 euro o anche 50 euro, per me è sempre un profumo considerato low cost, per me. Però, siccome per tanti non è così, diciamo che parleremo di profumi medio cost. Allora, trucco che sto indossando, da stamattina sono andata al lavoro. E è un rossetto che a me mi piace tantissimo, sta molto bene anche sulla bronzatura. È un profumo del Clio Makeup e questo è MLBB. È molto carino e per tutti i giorni è spettacolare, ma soprattutto quando siamo un po' abbronzati ha questo rossa un po' antico e per me è bellissimo. Potevo mettere anche, c'ho uno così sparato, ma non ci ho pensato. Sono rimasta col trucco stamattina. Poi sopra c'ho questa palettina che è una delle ultime che avete visto con il mio video haul, che sono tre. Io ho deciso oggi, stamani, di fare il trucco con questa e ho usato questo colore, questo e poi questo, una puntina nel fondo. Questo verde è bellissimo, sembra un po' i l'ombretti neo di quelle palettine di Huda. È bellissima questa palette, molto pigmentata. Pensate che io questo trucco ce l'ho da stamattina alle 6:30 e per me sono molto belle e chiudono bene, sono belle proprio questa plastica rigida, quindi secondo me anche da portare in viaggio, perché no? Poi voglio subito 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 doveroso ringraziare tutti i nuovi iscritti, vecchi iscritti, grazie 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 infinita a tutti. E come dico sempre, il tempo è prezioso e non basta mai per nessuno, perché siamo sempre tutti di corsa e quindi il fatto che mi guardate, mi seguite, quindi io vi ringrazio di cuore. Allora, come ho già detto, parleremo di un acquisto che ho fatto di profumi un po' misti, la maggioranza sono arabi. E che ci tenevo, anzi, ce ne sono due o tre che ci tengo parecchio, che l'avevo già ordinato, ma il pacco mi è tornato indietro perché non mi ha, io premetto che io pago sempre la consegna, mi spiace, ma questa è una mia abitudine, perché magari quando l'ho ordinato, quel momento lì non c'ho profumo, non c'ho i soldi per caricare la carta, non c'ho soldi, ma so che dopo 2 giorni i soldi ce l'ho e quindi preferisco ordinare e pagare la consegna. È una mia abitudine. Quindi il corriere è arrivato e i pacchi sono tornati indietro perché non c'eravamo. Il lavoro che faccio io ha visto con l'ambulanza e si può anche non esserci. Va bene, tornerà e se non torna e me lo riordino. Cominciamo con il primo profumo. Dopo aver ordinato questo, ve lo ricordate, che mi piace da morire, ho deciso di ordinare i suoi altri due fratellini che a me piacevano moltissimo. C'è un altro argento e un altro nero, ma non mi interessavano. Mi interessavano questi due. Il primo è lui. È lui. Sì. The Oriental Royal Amber, che penso che sia il mio preferito. Ma quella volta lì che ho ordinato quello viola non c'era lui, era sold out. No, anche le confezioni di queste bottiglie, di questi profumi e queste bottiglie sono molto lavorate, sono spettacolari. E non che facciano parte del mio gusto, perché lo sapete, le trovo bellissime, bellissime, fantastiche. Ma io amo le bottiglie quando sono semplici e lisce. E questa è molto bella, con questi fiorellini, questi rovini qua, è bella. Questo è il mio preferito.
Adoro, adoro, adoro. Questo è il mio preferito, è un profumo dolce, legnoso, muschiato, fruttato, talcato, ambrato, agrumato, verde, fresco e anche un po' ozonico. Perché dico che è il mio preferito, me lo do subito qua. Stupendo. Stupendo, perché dico il mio preferito? Perché è un profumo dove lo trovo freschissimo, ma anche dolce, ma anche speziato, elegantissimo, e lo trovo veramente una chicca che quando le vidi la prima volta su Notino, Italia, e dopo averle viste e recensito di questa ragazza che segue spagnole, scusate se vi stresso con queste cose, ma è la verità, io seguo molto anche le ragazze dei siti spagnoli, le trovo molto brave e hanno sempre delle novità che magari ancora non sono arrivate in Italia, insomma mi piace moltissimo loro. Però quando vide i video da loro che ne parlavano di questi video, di questi profumi, scusate sono un po' rimbambata perché sono stanca. E qui in Italia, su Notino Italia, costavano 90 e passa euro. Adesso l'ho trovato su Notino a 65 euro. E quindi mi piace questo profumo. In questo profumo troviamo il bergamotto in partenza, la testa, il bergamotto e le note verdi. Sapete, ultimamente il mio amore per le profumazioni fresche e agrumate, soprattutto quando c'è il bergamotto. Adoro, adoro, adoro. È tornato un po' caldo, diano come avevo previsto, eppure non sono maga e una che indovina, ma avevo previsto che settembre sarebbe stato bello e secondo me sarà bello e molto, molto caldo. Aspettate un attimo che devo fare una cosa, sennò qui... scusate, ma se non faccio quello, lo metto... E aereo e mi sono al telefono, mi chiamano e mi sono scordata prima, quindi chiedo scusa. E prima dicevo appunto doveroso, quindi ringraziare tutto, ringrazio tutti, 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 tutti voi, vi ringrazio, vi mando un bacio a tutti. Allora, dicevo, tornando a questo profumo, è un profumo che troviamo dopo la testa con questo bergamotto, queste note verdi, troviamo un cuore con dolcini, ananas, melone e ambra. Tanta roba, quindi dolcini, dolcini, poi ananas e melone, quindi fresco, fresco e anche dolce, con un fondo di note legnose, di vaniglia e di muschio per darle la bomba e a questo profumo che adoro, 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 è anche il preferito della youtuber mia preferita spagnola che si chiama Yesenia. E anche questo è il suo preferito, ma io mi vedo tantissimi nei suoi gusti, infatti io premetto la copio tantissimo in tutto per tutto e lei lo sa perché a me mi piace moltissimo lei come veste e i profumi che fa vedere, ne ha una collezione infinita e come parla è molto semplice anche lei e quindi adoro, adoro, adoro. Poi il secondo è questo, è questo, è questo, è Royal Rouge. Questa scatola meravigliosa che manda anche un campioncino, non so di che. Ha un altro profumo, sempre arabo. Questo è spettacolare la bottiglia, anche qui. Molto, molto, molto bella questo rosso, fantastico. Vediamo se si vede di qua. Fantastico. Questo è un profumo che hanno paragonato quasi tutti le youtuber che l'hanno recensito, che ho visto a Baccarat Rouge, un profumo famosissimo, un profumo gettonatissimo, un profumo costosissimo, ma che io non amo, sono sincera, ma perché io non l'ho mai sentito proprio quell'originale vero e proprio, non mi ricordo se in passato un sample piccolino ho sentito, ma non lo ricordo, non voglio di cavolate. Ma la mia amica Oliana, Oliana, Iliana, mi sconfondo sempre,
E mi ha detto che una sua collega aveva l'originale e ha detto è tutta un'altra storia da tutti i dupe a quel profumo lì, tutti i dupe sulla faccia della terra. Ha detto che l'originale è spettacolare, quindi spero un giorno averlo e l'originale per la mia collezione. A me l'originale è quello rosso, mi garba, no, no quello normale, quello rosso, quello intense, quello che mi piacerebbe di più un giorno, già che se mai dovesse spendere soldi, prendo quello proprio intense. Tornando a questo profumo, l'hanno molto paragonato a lui. Io non so che dire perché, come già detto, non lo conosco. Questo è un profumo molto fresco anche lui, più che altro me lo sento molto elegante. Profumo, io lo sento un po' verde, un po' metallico e è buono, non so se non mi darebbe fastidio, non lo so. Al momento a sentirlo così è molto buono. Qui troviamo che è un ambrato legnoso, speziato caldo, metallico, cuoiato animalico, fiorito bianco. E poi troviamo in testa lo zafferano. Quindi secondo me lo zafferano si sente tanto in questo profumo. Zafferano, il gelsomino, poi troviamo un cuore di ambrosan, ambra grigia, e poi troviamo le note di fondo, note legnose, e un po' resinose con la resina dell'avete. È spettacolare anche lui, non lo so, le persistenze, anche se questi profumi ne hanno sempre parlato, di una persistenza, ah, mi casca tutto, di una persistenza top, perché questi profumi arabi hanno una grande qualità secondo me, perché gli arabi lavorano molto con le essenze dei profumi e quindi senz'altro hanno, infatti qualcuno anche un po' oleoso, c'è tanti, c'è tanti, si trovano tanto anche i oli profumati, tutte queste cose qua, che loro sono esperti per queste cose. Poi, tornando ai nostri altri profumi, aspettate perché l'ho messo qua sotto il foglio e se no mi casca tutti, sono diversi, ora non l'ho contati, ma sono 6 o 7. Andiamo a uno che non è arabo, però è sempre un profumo del quale io in passato vi ho parlato, in passato, 10 giorni fa, di questo brand Mandarina Duck, Mandarina Duck, Duck, Duck. E questo me l'aveva consigliato sempre la mia amica Oluana, perché è Eliana. Eliana, insomma lei è la mia ispiratrice, la mia mousse di, come si dice? Mousse di profumi. Lei la ringrazio di cuore perché lei cova e cova delle chicche che poi mi consiglia, mi manda dei link. Siamo diventate grandi amiche perché mi consiglia, ci confrontiamo. Quando lei compra un profumo e dice guarda questo è buonissimo, questo è persistentissimo, e lei quando vuole comprare uno sa che lei, perché conosce tutti i miei profumi, perché mi segue da sempre, quando vuole comprare un profumo sa che io ce l'ho, mi chiede com'è quel profumo, secondo te è il caso di comprarlo, quindi siamo diventate molto amiche. Ci confrontiamo anche nella vita, dei consigli dei figli, della scuola, delle cose che hanno intrapreso, del comportamento dei nostri figli, della nostra salute, di tutto, parliamo di tutti. Quindi io spero tantissimo, molto presto, di poterla conoscere. E quindi questo, un po' come tutti, un po' come Maria Rosa, che un giorno voglio in tutti i modi fare un modo e maniera di conoscere la mia carissima amica, e sorella, perché io e la Maria Rosa abbiamo un feeling un po' particolare e quindi proprio ci amiamo. E quindi questo di Mandarina Duck. Dopo aver conosciuto questo brand, che ne ho comprati 3, l'avete visto, e che ho detto che le comprerò tutti quelli che vedo che mi piacciono, al momento questo, guardatelo bene, questo, tanto dopo scriverò il nome giù, questo è il mio preferito. Uditi, 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 dal colore. Ieri, appena arrivato questo pacco, io me lo sono subito spruzzato. Qui. Io tutta la mattina, io me lo sono spruzzato prima di andare a letto.
Tutta la mattina io mi annusavo, tutta la notte mi sono annusata nel tempo che ero qui alla televisione, mi sono annusata il braccio, stamattina mi sono alzata e avevo ancora questo odore nel braccio e stamattina al lavoro l'avevo ancora, poi dopo mi sono lavata le mani, lavate e rilavate, e un po' perché lo faccio sempre, un po' per il lavoro che faccio e uso i guanti ma dopo mi lavo sempre le mani in continuazione. Quindi questo è una chicca low cost, una veramente chicca. Se lo trovate, compratelo, gente. Il colore è spettacolare e il profumo è buonissimo, 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 buonissimo. E non mi stancherò di dire buonissimo. È una roba buonissima, buonissima. Qui troviamo un profumo fruttato dolce, fiorito bianco, legnoso, troviamo il patchouli, troviamo che c'è appunto i fiori, troviamo la vaniglia, la rosa e troviamo che è un agrumato fresco. Quindi top, top, top. E le note di questo profumo, come già detto, voi Aranda perché sono diversi. E le note di questo profumo, aprite bene l'orecchio, udite, 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 troviamo in testa lampone, pera, mandarino e mela. E nel cuore troviamo gelsomino, freschia, fiori bianchi e rossa. Rossa, rossa. E la base troviamo il patchouli, il vaniglia, muschio e legno di cedro. L'apoteosi, per essere, qualcuno mi dice esagerata, sì, per essere un profumo low cost, per me è una bomba da avere assolutamente. Cercatelo su internet, cercatelo, cercatelo, cercatelo. Se mi ricordo, metto giù il link direttamente a lui dove l'ho acquistato io. Il link che mi ha mandato la mia amica, io ve lo rigiro sotto il video. Poi andiamo a un'altra chicca, sempre consigliata dalla mia amica, e questo è un profumo arabo di Al-Hamala, Enja. Questo è un profumo trovato su Notino. Bellissima la scatola dentro, amo il giallo. E questo è così, si presenta così la bottiglia. Già la bottiglia si presenta e la dice lunga di questo profumo. È un profumo che costa 20 euro, ce l'ho qui di Notino. C'ho proprio, ho fatto la fotocopia di Notino. Questo è un profumo che troviamo il bergamotto, il limone, il caffè, le bacche, le tuberose, il gelsomino, la rossa, la fava tonka, la vaniglia e la cannella. No. Ripeto, per chi non mi ha sentito e si è messo ora in posizione a guardare il mio video. Bergamotto, limone, caffè e bacche, tuberose, gelsomino, rossa, fava tonka, vaniglia e cannella. Ciao, uno spruzzino fantastico. Qui non mi sono dato niente. C'è un rogatore, guardate. Buonissimo. È un dolce che si sente molto la vaniglia. Questa vaniglia un po' più che cremosa, una vaniglia liquida, sciropposa, tipo una vaniglia, come posso dire, quando si scioglie la vaniglia, una crema vanigliata, così, ma appena spruzzato è un po' più liquidino, si sente questo po' fresco, non alcolico, fresco, che secondo me è la parte limonosa del bergamotto al limone. Scusate, perché ho spruzzato troppo e mi ha dato al naso questo limone, questo bergamotto. Sente questa freschezza, però dolce. Si sente questo succo di bergamotto e limone con tanta vaniglia dentro. Poi una volta che sei accomodato, bello comodo e bello adagiato sulla nostra pelle, comincia a venire fuori tutta questa dolcezza, tutta questa
bontà della vaniglia, della cannella, del gelsomino, della fava tonka, delle bacche, della tuberosa, del gelsomino, di tutto di più. È molto bello, è molto 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 bello, soprattutto dopo un po' che sulla nostra pelle, è fantastico. Poi io adoro questa bottiglia, mi ispira proprio il liquido che c'è dentro, ha questo colore arancione e nero tipo cioccolata, caramello. Non è un dolce gourmand, quelle bombe che piacciono a me. Non è un gourmand così commestibile, è un gourmand, ma un gourmand fresco, un po' fiorito, un po' con queste note di vacca, di cannelle e un po' speziatino, però è un dolce molto gradevole. Quindi io ve lo consiglio anche per quelle che non amano il gourmand, questa sarebbe una valida opzione e anche una valida opzione per chi ama il gourmand, perché a me mi piace molto e lo sapete che io sono addetti ai gourmand. Drogata dei profumi gourmand. È un profumo fruttato, un profumo fiorito, un profumo speziato. Un classico questo, dice Notino. È un classico intramontabile che rende omaggio alla bellezza e alla femminilità e eleganze. È un parfum da donna. E diventerà presto una parte irrinunciabile della tua personalità. Profumo fruttato, fiorito, speziato. Top! Andiamo a noi. Un profumo di vecchia data, ma un profumo che io volevo tantissimo di diversi anni, non diversi mesi, ma diversi tempo. Per tanto tempo non l'ho trovato quando a suoi tempi lo cercavo. Poi dopo come funziona, uno ne vede altre novità, va oltre e l'ho dimenticato. Finché un giorno non ho visto una youtuber, se non mi ricordo proprio italiana, che ha parlato di questo profumo. No, spagnola anche lei, che ha parlato che lei è fissata con i profumi un po' di altri tempi, profumi che hanno un po' quella nota, come si chiama? La nota aldeidica. Lei legava tutti i profumi con questa nota aldeidica. Lei è un po', non è grande, lei avrà la mia età. E parlava di questo profumo. Io ho il classico, quello trasparente bianco, e lei parlava di questo, e quindi sono andata a cercarlo e l'ho trovato. È stato un parto questo profumo perché lo aspettavo e non mi arrivavo. Su profumo, non me lo ricordo. Insomma, di quelle che tu devi pagare. E io l'ho pagato con PayPal, evidentemente non me l'ha partito il ditino dove uno deve dire paga ora. E quindi io l'aspettavo, ma in realtà io non avevo pagato. Quando mandava l'email loro mi fanno vedere che avevo fatto l'ordine, ma che non l'avevo finito. Quindi l'ho rifatto e me l'hanno mandato. Questo profumo, che è un profumo di Elizabeth Taylor, e questo profumo si chiama Passion. È un profumo che ti piace o non ti piace, ma chi mi conosce sa che io ho un amore per i profumi in generale e un amore tremendo per i profumi dolci, però mi piacciono i profumi agrumati, mi piacciono i profumi talcati, mi piacciono i profumi retro, mi piacciono. C'ho una bella collezione di profumi retro perché i profumi retro mi portano su un'altra dimensione a me. Mi ricordano la mia mamma, la mia nonna, la mia suocera, gli amici della mia nonna, gli amici della mia suocera. Mi ricordano delle persone che purtroppo oggi non ci sono più. Qualcuno dirà è triste, ma a me mi piacciono questi profumi, mi piace pensare che questi odori sono stati sentiti e questi profumi sono stati portati, indossati da tante persone e ancora oggi vengano portati da tante persone. È un profumo, è un classico della profumeria, è un profumo per me. E non si può non avere la propria collezione. È un profumo un po' retro, ma neanche tanto. È un po' lo stile di Dana, di quel profumo
profumi che piacciono tanto a me e che sono molto attuale perché non hanno quella nota di aldeidi molto prepotente che puzzano, no. Hanno quelle note, quella parte aldeidica che le dà classe a questo profumo, ma non sono puzzolente, sono molto elegante e molto, secondo me molto attuale. Qui troviamo un legno talcato animalico, speziato caldo, muschiato, con fiori bianchi, ambra, un po' fumoso. Tè rosso al delio. Io lo adoro. Io adoro Tabù di Dana, è uno dei miei preferiti e questo è un po' su quello stile, anzi, questo lo trovo più talcato, più fresco. Il Dana Tabù per me è più bomba, però anche questo è buonissimo, io mi ci sono innamorata. Le note di questo profumo troviamo aldeidi, coriandolo, gardenia, artemisia, ghilan ghilan, bergamotto e mughetto. Tutti questo e la testa. Con un cuore di note speziate, sandalo, miele, tuberosa, patchouli, rizoma di iris, eliotropio, e legno di cedro, gelsomino e rosa. Con le note di vazze, incenso, sibetto, cuoio, muschio di quercia, sandalo, muschio, cedro della Virginia e cocco. Quindi questo, vedete, ha una piramide molto ma molto ricca come i profumi di quei tempi, tutti i profumi un po' tempo non mi viene. Tempo che sono stati i profumi di altri tempi e hanno tutti delle piramidi molto ricche, molto complesse, ma molto belle perché sono delle bombe. Senz'altro sono state riformulate, senz'altro non è il passion di una volta, però il suo DNA comunque rimane e questo è poco, ma sicuro perché è fantastico. Andiamo, siamo già a 27 minuti, andiamo a un profumo che l'altro giorno sui siti a giro si trovano e costano di meno, anche su Notino e anche insomma dei siti e della Tafa si trovano in giro. Io l'ho acquistato su Amazon e l'ho pagato un capellino di più, sui 30 euro, perché mio marito doveva fare un ordine su Amazon. Doveva comprare l'accappatoio a mio figlio e io ho approfittato sempre. Amazon, sono uscita dal bagno, voglio un profumo. E ho scelto lui perché anche lui ne aveva parlato, una ragazza che seguo spagnola, ma lei aveva parlato della versione nera perché l'aveva comprato al suo ragazzo. Lei di questa bianca non ne ha parlato perché secondo lei era per i suoi gusti molto dolce, molto lattonica e non entrava nel suo gusto. Stiamo parlando di Aix al-Fursan Unlimited di Lataf. Io non so come si dice, ma intanto lo scriverò giù nell'info box il nome. La bottiglia spettacolare. Per esempio, la mia amica Luana Noli Garbano non ama proprio molto i profumi della Tafa, ne ha diversi, ma lei preferisce tutti gli altri marchi della Tafa, perché lei dice che la Tafa sono un po', in confronto agli altri, sono un pochino più scadenti a livello di, non di packaging, di profumazione, sono tutti belli, anche loro sono molto curati nei packaging. Ma lei dice che a livello di profumazione, di persistenza, sono un pochino più scarsi, hanno più qualità le altre marche arabe. E questo io lo volevo perché ha questa nota lattonica, vanigliata, zuccherina, dolce, un po' a bianco latte, un po' a tutti questi profumi che abbiamo di questo genere. Ma è buonissima, a me mi sembra un gelato al fior di latte. Lo zucchero filato, un latte caldo con una collata di vaniglia e di miele dentro. Non so come dire, allo stesso tempo lo trovo fresco, quindi un gelato fresco, freddo, un frullato di gelato con frutta e vaniglia, o di latte, o di gelato, un fior di latte. No, via, e per me è così.
così e rimane così. Qui troviamo le accordi vanigliati, cocco, dolce, talcato, legnoso, tropicale, muschiato, agrumato, fiorito giallo, lattonico. Quindi, come dice lui, io vorrei comprare anche quello nero, perché questa ragazza ha detto che l'ha comprato per il suo ragazzo e che è una bomba su di lui, è bellissimo, ma che lo ha provato su di lei, è bellissimo anche su di lei. Quindi io lo comprerò anche nero, lo comprerò. Andiamo a vedere le note di questo profumo, super top. Troviamo le note di testa e un agrumato con l'ananas e il cocco, quindi come vi ho detto un frullato di latte, latte di cocco con ananas e agrumi. Poi troviamo nel cuore il ghilan ghilan, frangipani e il gelsomino, bellissima le note di questo profumo, con un fondo di muschio, sandalo e vaniglia. Adoro, adoro, amo alla follia. Quindi una chicca, compratelo, è una chicca. Chi si vede nei miei gusti, questo è top. Fresco anche per le serate, ore di settembre, che la sera è fresco, caldo, ma è fresco la sera. Anche per quando comincia questo periodo autunnale, anche per le feste di Natale, perché è cremoso, dolce, lattonico. È bellissimo, quindi super top. Andiamo, andiamo, andiamo. Siamo arrivati quasi alla fine. Anzi, è l'ultimo. Questo era uno che volevo da tanto e non lo trovavo. Era sempre sold out dappertutto. E l'ho trovato sempre su un link che mi ha mandato la mia carissima Ivana. Stiamo parlando di un profumo di Al Hambra. E sempre credo che appartenga anche alla famiglia di La Taffa. Un brand che appartiene, che è sempre gemello con La Taffa, Al Hambra. Sembra un po' a questi profumi di Kilian, un po' anche la scritta, il packaging. Christmas for women. Ecco, no, parliamo, se non sembra un profumo di nicchia. Stupendo. Ah, che qui sentivo parlare tantissimo una ragazza e me lo son voluta comprare, non lo trovavo da nessuna parte, bello, 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 il pega peso come tutti, e si tira in testa qualcuno e ciao, tu l'ammazzi, bellissimo, bellissimo il tapo, no, gli arabi spendono tanto. E nel packaging sarebbe meglio la bottiglia liscia, classica, senza tanti birichi, e avere una dei profumi di alta che si costassero un pochino di più, ma con delle materie prime super top e super belli e super persistenti, così diciamo ciao alla profumeria commerciale, ciao alla profumeria di nicchia, e avremo dei profumi top, dei profumi, e ce l'abbiamo di già, però magari con più potenze e non avremo bisogno di spendere tanti quadrini. Questo io dico, lo adoro. Anche questo l'ho sentito appena mi è arrivato. Mi piace tantissimo. Mi piace tanto, 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 tanto. Troviamo Wisp Floreal, Tuberosa, Truili, Truiti, Animalic, Rose, Grain, ah perché è un'altra lingua, Polveri, Wicked Flore, Lactonico, Amber. Vediamo le cose, perché io sono andata a scaricare un coso che non è la mia lingua. Qui troviamo, ecco qui è diverso, e la testa, l'albicocca, la rosa e il gelsomino, con un cuore di tuberose e narciso, che vuol dire narciso è geranio, non me lo ricordo. Poi la vase, non mi ricordo più anche lo spagnolo, la mia lingua, e la vase troviamo l'ambra e il cedro,
Questo lo hanno un po' paragonato a Valentino, al profumo di Valentino. Questo qua, ve lo fa vedere. Valentino di Valentino, questo qua. Vedete, l'hanno paragonato a lui. Vabbè, io ho fatto tutta la serata a 35 minuti, tutta la mia carrellata di profumo. Lui buonissimo, lui fresco e molto elegante, freschissimo ma super elegante, non dolce. Questo è bellissimo, un unisex, un profumo per uomini e donne, comunque tutti i profumi di questo mondo, possiamo usarli tutti, dall'uomo alla donna, dal quindicenni alla ventenni, al cinquantenni, all'ottantenni, ma dove c'è scritto che un profumo lo può usare uno così, uno cosà. Tutti, chi li va ad usare il profumo, fregatene, datevi il profumo quanto vi pare, come vi pare e dove vi pare. Detto questo, chiuso, vi mando un grandissimo bacio a tutti, vi ringrazio, vi auguro a tutti buon fine settimana, vi auguro tanta felicità e se non vi siete iscritti ancora al mio canale e vi va di farlo, ricordatevi che è gratis, che a voi non vi costa nulla, a noi ci aiuta a crescere, ma soprattutto a darci stimolo e voglia di essere sempre qui a condividere con voi le nostre passioni. Un bacio grande e al prossimo video. Ciao!